Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo dei rimanenti pagamenti IMSS per quanto riguarda il mese di dicembre. Vediamo dunque quelli che andranno dal 7 in poi. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Partiamo dalla disoccupazione discola, ovvero la prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi. Il pagamento per quanto riguarda il mese di dicembre 2022 è previsto a partire dal giorno 15 dicembre, dunque intorno a metà mese. Passiamo poi all'assegno unico. Da metà mese, ovvero il 15, partirà il pagamento dell'assegno per figli a carico, a patto che le domande siano state inviate nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Se invece le domande sono state inviate dal 1 marzo 2022, il pagamento di tale assegno avverrà a partire dalla fine del mese successivo a quello di presentazione delle domande. Il reddito di cittadinanza invece sarà pagato a partire dal 15 dicembre per chi ha inviato una nuova domanda di RDC o PDC, mentre arriverà il 27 del mese per chi riceve già il beneficio economico. Infine, da metà mese sarà erogato anche il pagamento dell'ALAS, ovvero l'indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo. Il pagamento dovrebbe partire dal 15 dicembre. Attenzione però, ricordiamo che l'accredito dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.